Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare della partita di domenica fra Inter e Lazio che non vi nego, mi preoccupa veramente molto. Primo, perché ovviamente l'Inter insomma va a affrontare, vabbè non è sfiga, però è un dato di fatto. La Lazio è la squadra più in forma del momento. 6 vittorie consecutive, bel gioco. Classifica risalita meritatamente e in più c'è questo strascico dell'eliminazione in Coppa Italia che spero di no, non vorrei che possa andare un pochettino a intaccare l'umore, l'animo, la fragilità emotiva che qualche volta l'Inter ha dimostrato di avere. Questa partita sarà veramente un test importante per capire, secondo me, il livello di maturità che abbiamo. Una squadra non pronta per vincere, dopo l'eliminazione contro la Juve, in questa partita potrebbe veramente accusare tante problematiche, potrebbe sfaldarsi, potrebbe sciogliersi come la neve al sole. Una squadra invece matura, di fronte a un'eliminazione, va in campo e risponde sul campo e fa vedere che c'è per il campionato. La Juventus giocherà contro il Napoli, insomma i nostri diretti avversari giocheranno contro Napoli, la Juve, Spezia, Milan. La Juve a Napoli se la dovrà sudare anche lei, perché è sempre un campo difficile quello del Diego Armando Maradona, però il Napoli sarà orfano di Koulibaly, di Mertens, mi pare anche di Manolas, quindi Gattuso sulla graticola, problemini con De Laurentiis, quindi diciamo che la Juve, non dico che avrà vita facile, però incontra il Napoli forse nel momento migliore da affrontare. Il Milan incontrerà una bella realtà come lo Spezia, che ha dato filo da torcere a tante squadre, ma non credo, poi se mi sbaglio sarò il più felice di tutti, non credo che il Milan di oggi possa fermarsi davanti a questo Spezia. E quindi delle tre pretendenti allo scudetto, chi deve dare secondo me una dimostrazione di forza più delle altre, chi deve dare una risposta forte più delle altre, è proprio l'Inter. Inter che in questo momento diciamo che ha il problema, vogliamo chiamarlo così tra virgolette, problema della Lula, che è in un momento inevitabile di appannamento. Se Lukaku lo giustifico molto più di Lautaro, ma non è che voglio essere cattivo con Lautaro, ragazzi, Lukaku veramente è in riserva di energie, sono 2 anni che tira la carretta, sono 2 anni che dobbiamo prendere il vice Lukaku e non lo prendiamo mai. L'anno scorso doveva essere Giroud, quest'anno doveva essere Dzeko, alla fine ci ritroviamo sempre con Lukaku che canta e porta la croce, e si è visto nelle ultime partite avere una flessione fisica, cioè non è, nelle ultime partite non era quel giocatore che partiva con gli altri aggrappati sulla schiena e se li portava via tutti. Lautaro, che invece ha goduto qualche volta magari di un cambio in più come Sanchez, Lautaro, ragazzi, in questo momento è un po' appannato, si mangia tanti gol che possono essere determinanti, come poteva essere determinante in Coppa Italia quel gol scazzato quasi a porta vuota. Avesse segnato, la partita poteva prendere totalmente un'altra piega. E quindi io dico la verità, un Sanchez che è vero segna poco, però crea tanto gioco, fa assist. Non lo so, sinceramente io non saprei chi far giocare dall'inizio. Eriksen secondo me non giocherà, secondo me rientrerà Vidal, che giocherà con Barella e Brozovic. Eriksen, insomma, ho dato 5,5 a Eriksen nelle mastro pagelle subito dopo la partita con la Juve, ho visto che molti interisti si sono arrabbiati. Ma guardando un pochettino giornali e siti sportivi anche interisti, il voto per Eriksen andava sempre tra il 5 e il 6 nella migliore delle ipotesi, quindi il mio 5,5 insomma non mi sembrava tanto
campato in aria, che tante volte magari i tifosi tendono a dare le pagelle più col cuore che con la mente, delle volte ammetto che può capitare anche a me, però sinceramente anche io in questa partita così importante Eriksen lo sfrutterei come arma in corsa, intoccabili Hakimi e la triade di dietro dei tre moschettieri, De Vrij, Skriniar e Bastoni, c'è il problema della fascia sinistra, che gioca Young e non gioca bene. Gioca Perisic, non gioca bene. Gioca Darmian, è un adattato e anche lui non rende come rendeva all'inizio a destra. Quello dell'esterno sinistro è un problema che dovevamo risolvere, così come quello del vice Lukaku, ma purtroppo non abbiamo per le note questioni, insomma, societarie, non abbiamo risolto, quindi sarà assolutamente un problema da risolvere quantomeno quest'estate. Io dico, l'ho detto anche negli ultimi video, mi sento un pareggio che non farebbe bene né all'Inter né alla Lazio, soprattutto all'Inter, insomma, che potrebbe vedere, insomma, il suo svantaggio dal Milan aumentare o potrebbe vedere la Juve rosicchiare qualche altro punto, però assolutamente la palla è rotonda e spero assolutamente di vincere questa partita. Iscrivetevi al canale YouTube. Clic, 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 seguitemi su Instagram, clic, 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 like alla pagina Facebook, clic, 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 e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!